Abbiamo il sole, abbiamo Ortigia, il mare, incidentalmente anche 8 siti UNESCO, ma siamo sicuri che abbiamo scelto però il sistema di turismo e di accoglienza più indicato? Ma oggi qui stiamo proprio parlando di questo. Il turismo, i numeri che ha esposto oggi la CNA dimostrano che avete anche il turismo, perché il turismo ha scelto la Sicilia, ha scelto Siracusa come posto dove venire, un trend in crescita del 10-12%, ma un turismo indifferenziato. Quindi non sappiamo, quello che non sappiamo e quello che dovremo costruire nei prossimi anni è sapere se quello è il turismo che interessa a noi e che può farsi ambasciatore dei nostri, dei vostri valori, della vostra cultura e della vostra artigianalità, che qui insomma è molto diffusa. C'è stata una crescita, lo dicono i numeri, può essere in proiezione anche maggiore, ma bisogna dare di più del mare, di Ortigia e della passeggiata. Assolutamente, quello bisogna dare di più e quello che vi rende il mare c'è e il mare bello ce n'è molto in Italia. L'Italia è una penisola, voglio dire, fatta di coste, però le specialità dell'enogastronomia soprattutto, ma anche dell'artigianato invece che ci sono nell'entroterra, quelle sono peculiari proprio della Sicilia e delle aree rurali. Quindi quello è l'elemento distintivo che non si può replicare. Una bella spiaggia, voglio dire, siciliana, insomma, si trova anche in Puglia o anche da altre parti. Quindi paradossalmente il cannolo, un antico mestiere, diventa un attrattore turistico. Ah, io il cannolo buono lo mangio solo in Sicilia.